Giovedì 28 giugno alle 21.30 nelle logge di Banca a Pisa il professor Gabriele Zaccagnini illustrerà sul maxischermo il progetto dell'affresco sulla vera vita di San Ranieri che il maestro Luca Battini sta dipingendo nella chiesa di San Vito. C'è anche la nuova idea, io la chiamo nuova, ma in realtà è l'idea vera quella del San Ranieri, quella rivisitata, ma rivisitata in chiave originale dal professor Zaccagnini, che tra l'altro si occupa come agiografo del santo. Si occupa quindi di seguire attentamente e scrupolosamente tutto quello che riguarda la vita del santo. Quindi abbiamo scoperto, io dico abbiamo, ma in realtà è stato scoperto delle novità incredibili e assolute che sono state travisate da anni sulla figura del santo, che ci portano a dire quasi con certezza che è veramente una nuova era. Una nuova era per mostrare il santo, un santo nuovo, quello vero, a Pisa. L'affresco del maestro Battini in San Vito lascerà il segno a lungo sulla nostra città. Ecco, io sento profondamente che sarà un dono che poi diventerà naturalmente meta anche di altre riflessioni, di turismo di qualità. Per l'occasione sarà presentato in anteprima assoluta il film cortometraggio di Paolo Benvenuti, Il volto del santo, un'analisi del processo artistico e creativo del maestro Battini. Teso alla ricerca del volto del santo, che volto aveva Ranieri? Ecco, allora attraverso una ricerca lui trova un personaggio pisano, lo utilizza come modello e ci lavora su quella faccia. Ecco, io racconto proprio la storia di questo percorso creativo del maestro Battini, per quanto riguarda il cortometraggio che sarà presentato in banchi, che dura circa 15 minuti. In realtà il progetto che vogliamo portare avanti è un progetto molto più grosso. Le scene che riguardano la vita del santo sono 8 e noi abbiamo pensato di raccontare 8 episodi di mezz'ora l'uno per la televisione, e attraverso i quali si racconta sia la realizzazione del singolo episodio sull'affresco, sia anche la ricerca dei testimoni oculari che hanno assistito ai fatti raccontati in quell'episodio, per cui in realtà il maestro Luca Battini andrà nel passato a incontrare i testimoni oculari della vita di Ranieri.